Per sostenere la ricandidatura di Marco Marsilio alla presidenza della Regione, in Abruzzo sono arrivati anche Lorenzo Cesa e Gianfranco Rotondi, rispettivamente segretari nazionali dell'UDC e della Democrazia Cristiana, in corsa per le elezioni del 10 marzo con 29 candidati nelle 4 province con la lista UDC-DC. Durante la conferenza stampa che si è svolta in comune a Pescara sono stati presentati 7 candidati per la provincia di Pescara e gli 8 in corsa per quella di Chieti. Gianfranco Rotondi, cosa si aspetta da queste elezioni? Una conferma di Marsilio che è stato un bravo governatore e ovviamente un successo della Democrazia Cristiana che in Abruzzo è presente da sempre, anzi la Democrazia Cristiana che si presenta in lista assieme all'UDC è nata proprio in Abruzzo nel 2005, il primo cimento fu qui, non abbiamo mai saltato un turno regionale e anche questa volta vogliamo dare un contributo alla buona battaglia. Presidente Marsilio ha gestito una legislatura segnata dal Covid, quindi da una emergenza. A mio avviso è stato il più bravo dei governatori, senza il protagonismo cinematografico di De Luca o la sottovalutazione di altri. Ora entriamo in una fase strategica, speriamo senza emergenze, di poter reimpostare insieme un rilancio di un disegno dello sviluppo abruzzese nel solco delle grandi scelte della Democrazia Cristiana di Remo Gasperi. Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'UDC, quali sono i presupposti per vincere? Essere più concreti possibili e fare quello che stiamo dicendo nel programma, fatto di poche cose ma... poche cose che supportate dalle risorse che arrivano dal governo centrale e dal PNRR possono davvero dare una spinta fortissima al rilancio dell'Abruzzo. Lo scudo crociato significa difesa dei valori, concretezza, rimettere al centro della politica la persona, difendere la famiglia, questo è quello che noi vogliamo fare attraverso la nostra presenza in Consiglio regionale, quindi riportare all'interno del Consiglio regionale la concretezza che deve essere portata avanti, ma anche la difesa dei valori, difendere l'identità cristiana di un paese, la famiglia con fatti concreti, difendere la vita senza se, senza ma, fin dal suo concepimento e appunto rimettere al centro della vita la persona, penso che per noi sia estremamente importante e noi vogliamo rappresentare questo all'interno del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Marco Marsilio è la persona giusta per vincere queste elezioni? Assolutamente sì, ha fatto già bene in questi 5 anni, vogliamo continuare a supportarlo, migliorando anche le cose che si stanno facendo. Ecco. C'è un programma fatto di poche cose, ma poche cose molto serie.